Sua Eccellenza, com'è il morale e il sentore dei vescovi del Triveneto per i mesi trascorsi con questa pastorale fisica molto limitata? Io penso di esprimere anche, oltre al mio pensiero, quello di molti miei confratelli, un periodo che ci ha obbligato ad andare all'essenziale, prendere contatto con una realtà che per noi vescovi era abbastanza chiara, cioè la fragilità dell'uomo, ma nello stesso tempo questa fragilità dell'uomo vissuta in una società tecnoscientifica finiva per far dimenticare questa caratteristica fondamentale. Abbiamo scoperto noi e le nostre comunità, anzi l'abbiamo toccato con mano, qualcosa che sapevamo, cioè la fragilità umana. L'idea che ci accompagna, che accompagna molto di noi, è quella di un esame di coscienza, fermarsi e dire: Signore, cosa ci ha voluto dire? Cosa ci vuole dire? Perché certamente il Signore parla non solo attraverso la Sacra Scrittura, la parola di Dio, attraverso gli avvenimenti di tutti i giorni. E questo avvenimento è un avvenimento tornante della storia, per cui l'atteggiamento è quello di volersi fermare per poter ripartire meglio. Quindi è un atteggiamento di speranza, ma è anche un atteggiamento di chi cerca di confrontarsi, di chiedere al Signore una luce. Poi è vero che il Signore comunque scrive lui la sua storia, ma ordinariamente il Signore la scrive attraverso gli uomini, attraverso le comunità. Nello stesso tempo valorizzare anche quello che è il rapporto con Dio, perché è chiaro che noi dobbiamo ripensare l'antropologia che ha retto questa società, questa cultura, ma deve essere un'antropologia che poi ha un rapporto personale con Dio, la vera antropologia cristiana.